sì, così te lo tengo. Ok. Perfetto. Buonasera a tutti, mi si vede, mi si sente? Allora, l'argomento di questa serata è approdo e io ho pensato di selezionare le poesie che avessero a che fare qualcosa con questo argomento. E c'è da dire che io sono per certi versi una approdata, perché sono nata a San Pietroburgo, infatti non so se si sente un po' dalla pronuncia. E sono nata lì dove ho studiato lingue e la prima poesia è dedicata proprio alla mia città. Una visione in chiaroscuro. Volendo, qui c'è tanta di quella luce, in ogni singola fessura si cela un maestro che corre nel vostro soccorso proponendovi i suoi biglietti da visita per il treno verso la felicità. Eppure il dolore non passa mai, ci resta accanto come il più fedele degli amici, e la sofferenza va sempre di moda, sventola in alto la sua bandiera, e l'amore comunque punge, anche quando è sacro, anche quando ti induce a partorire dei figli, mescolando il veleno con la mente. Questa poesia era nata in russo e ve la leggo in originale, così magari potete apprezzare la musicalità originale. При желании здесь столько света, в каждой щели по педагогу, что спешат к тебе на подмогу, предлагая свои билеты, лотерейный на поезд в счастье. Только боль так и не проходит. Верным другом она с нами, и страдания всегда в моде, гордо поднято ее знамя. И любовь все равно жалит, даже если она свята, даже если детей нарожали, перемешивая яд с мятой. Окей. E la poesia successiva l'ho scritta nel 97, avevo 23 anni e avevo intrapreso un lungo viaggio per l'Italia. E difatti si intitola Viaggiando. Una nomade senza tribù, col cervello uno zaino blu, raccogliendo regali, trovate, trofei che saranno perduti, buttati, o miei. Li riaggiusteranno le scosse del viaggio, si purificheranno, ma non sia un lavaggio. Grazie. Brava. E ancora tempo. Questo... vabbè, allora recito una che è dedicata a un approdo umano. La tua voce è come una casa accogliente, con tanto di cammino che non inquina, con tanto di credenza piena di dolci che non ingrassano, con tanto di televisore da 80 pollici che non costa, con tanto di pace che non finisce. Primo contatto. Si apre la porta a trapunta verso un giorno nuovo, ancora vuoto, disabitato, freddo, alieno, gelido. Il pensiero, ancora in mutande, senza il suo solito impermeabile blindato. In dormiveglia, ad occhi chiusi, fruga intorno in cerca di qualche punto caldo e trova te. Grazie. Grazie a Veronica Liga, un applauso. Brava. È la volta del nostro